State. Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati al Tonight Estate. Come promesso, non vi abbandoniamo, saremo con voi tutti i lunedì dell'estate. E che questo è un Tonight Estate si vede dall'abbronzatura di Marco Tavian. Ciao Marco. Ciao Giorgia, buonasera a te e a tutti i telespettatori a casa. Bene, sì, l'estate sembra che sia iniziata, anche assolutamente, se il tempo magari anche se non... sta piovendo, almeno qui. Qui perché stiamo trasmettendo dalla Dacia Arena in una situazione transitoria, non siamo ancora nei nuovi studi che vi abbiamo un pochino fatto vedere una settimana fa, ma nelle prossime settimane ci arriveremo piano piano e sarà davvero una bella esperienza. Comunque anche in questa situazione transitoria non ci manca nulla. Intanto c'è Alessandro Sursa per tutti i vostri messaggi e non solo. Ciao Alessandro. Ciao, ciao, ciao Giorgio, un saluto a te, un saluto a Marco Taviano, un saluto a tutti i nostri amici da casa. Hai detto bene, situazione transitoria, ma le belle abitudini non si dimenticano mai. Saremo pronti qui a leggere come sempre tutti i messaggi per commentare insieme con i nostri amici da casa. Bene, c'è anche, non può mancare, il nostro direttore Michele Criscitiello. Ciao Michele. Buonasera, buonasera Giorgio, hai detto in questa situazione transitoria non manca nulla, hai detto una falsità, manca la mia voce, quindi te lo volevo anticipare, qualcosa manca. Hai preso freddo a Milano, eh? No, a forza di fare movida. Sì. No, no, quella manca da 15 anni, quindi fai la brava, va bene che sei la regina di Udine, però adesso aspetta un attimino. Aria condizionata in macchina, aria condizionata in ufficio, aria condizionata in studio e il risultato è questo. Ma so che riuscirai a dire la tua lo stesso, ne sono convinta. Chi invece fa la movida, guarda che bene che stanno là. C'è il nostro Poma che abbiamo mandato, come facciamo sempre d'estate, in un luogo che ci sa di estate, di vacanza. Guarda che belli che sono. Ciao Alessandro e ciao Max. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti i nostri telespettatori. A proposito di aria condizionata, direttore, spegnila perché sennò ci stiamo spettinando qui noi. Noi siamo in un antico borgo medievale friulano, siamo alle porte di Palmanova, tra Palmanova e Udine, siamo alla Corte dei Vizi, questa sera ci vizieremo grazie a te Giorgia, grazie a tutti i nostri telespettatori, grazie ai tuoi ospiti, lo vediamo sempre più abbronzato Marco Tavià, però non scherza neanche il nostro Moras, perché se la giocano quest'anno, eh? Io e Sursa invece siamo un po' indietro, però ci rifaremo. Quindi, cara Giorgia, noi rimaniamo qua, tra poco ti presenteremo anche i padroni di casa di questa fantastica location, una location dove si fanno tantissimi eventi, dove si fa tantissima movida. E questa sera saremo qui con voi a bordo piscina per questa prima puntata di Udinese Tonight Estate. Intanto, Moras, cosa vuoi dire al direttore, cosa vuoi dire all'abbronzato lì, in studio? No, all'abbronzato le dico poco, perché lui il suo sole è quello di Lignano, il mio è quello di Grado, quindi... penso che vada meglio quello di Grado, diciamo. Ah, dobbiamo sì, fare, subito, facciamo subito la concorrenza con lui, con Marco, che ci scherziamo sempre. Un saluto a Michele, spero che a tutti piaccia, peccato chi non riesce a vederlo dal vivo, la location dove ci siamo noi, però magari se avete l'occasione di passare sicuramente a Claudiano, venite a trovare, dopo vedranno una delle titolari e sicuramente prenderà ancora più splendore questo posto qua. Comunque se stasera qualcuno vuole raggiungerci qui a Claudiano, in via San Marco numero 41, noi vi aspettiamo, perché c'è anche Tobia Dodo Sport che offrirà un bel bicchiere di prosecco francese, così lo chiama, ma se s'abbruna. Comunque metteremo tanta gioia in questa puntata, anche se oggi è un giorno molto triste per tutti gli italiani, almeno per me è tristissimo, perché comunque sappiamo che abbiamo perso un grande leader carismatico, sportivo, politico, e veramente una grandissima persona, Silvio Berlusconi, purtroppo niente, si godrà questa puntata dall'alto, quindi voglio veramente stringermi al dolore della sua famiglia e veramente di tutte le persone che in questi anni l'hanno supportato. Sì. È al 101%. Sì, sì, sicuramente. È proprio da lì che volevamo partire, grazie per averci dato l'assist, perché ne abbiamo parlato nel corso di tutta la giornata, di un grande uomo politico, di un grande imprenditore, di un grande leader, ma è stato un grandissimo genio del mondo del calcio e oggi tutti l'hanno ricordato davvero con grande affetto. Ci dai il tuo ricordo
di Berlusconi, Michele? Ma io non ho la presunzione di dare nessun ricordo perché non è una persona che ho vissuto e quindi non posso dare nessun contributo. Questa sera alle 23 lo darò invece con persone che l'hanno vissuto e naturalmente lo hanno vissuto nell'epoca e nell'era vincente. Quello che posso dire è che naturalmente Berlusconi lo abbiamo accostato spesso, spesse volte a Giampaolo Pozzo perché sono imprenditori lungimiranti con la passione per la propria squadra di calcio, sono stati per anni quelli più longevi come presidenti del calcio. Poi Berlusconi a un certo punto ha lasciato il trono rossonero per rientrare dalla finestra del Monza. Giampaolo Pozzo invece questo sogno lo culla ancora con la presidenza della squadra che ama. Io credo che sia stato non un grande imprenditore, ma un grandissimo imprenditore, uno che comunque ha fatto la storia della televisione italiana. Poi politicamente può piacere, può non piacere, a me piaceva in tutto quello che ha fatto, quindi io personalmente ero e rimango un fan dell'uomo, dell'imprenditore, del politico, del presidente, uno che nella sua vita si è costruito tutto da solo, ha vinto tutto, ha sempre alzato l'asticella fino ad arrivare all'asticella del Monza e lo abbiamo visto perché anche sul punto più difficile della sua vita, quando non stava più bene, comunque ha raggiunto un grande traguardo con il Monza, dove ha dimostrato fino all'ultimo dei suoi giorni di essere un vincente nel DNA. È vero, volevi aggiungere qualcosa, poi andremo a sentire anche un ricordo. Michele ha detto delle cose sacrosante, cioè oggi parlare di Berlusconi penso che ci vorrebbero almeno 6-7 ore su tutto quello che ha fatto nella sua vita. Io ti voglio raccontare un piccolo aneddoto perché parliamo veramente dell'anteguerra. Era 1987, lui era appena arrivato in quel Milan con la presentazione, con gli elicotteri, eccetera. Io fui ospite del Monza Calcio, che a quel tempo erano affiliati al Milan. Per 3 giorni ero su con alcuni giocatori e quindi ho avuto modo di frequentare quei dirigenti e chiesi com'era sto Silvio Berlusconi, insomma, questo personaggio che stava entrando nel mondo del calcio. Beh, un po' mi hanno raccontato della sua avventura e del suo modo sportivo, ma mi dissero una cosa che poi mi è rimasta veramente nella mente, mi dissero: vuole diventare il presidente più vincente della storia del calcio. Anche io gli ho detto: ma va, è impossibile, il Milan 14 mesi prima sotto la gestione Farina stava rischiando di fallire se non l'avesse preso lui. Beh, è diventato il presidente più vincente della storia del calcio. Questo è solo un piccolo aneddoto, ma lui è partito con quell'idea di quel Milan che era praticamente alle macerie ed è riuscito a portarlo sul tetto del mondo per anni, anni e anni, quindi chapeau a questo presidente calcistico. Poi il resto della storia, come uomo politico, imprenditore, editore, penso che la storia e i libri ne parleranno di lui nei prossimi anni. Assolutamente, ha davvero segnato un'era. Ora, negli anni della presidenza Berlusconi al Milan, ci sono stati tanti e vincenti, ci sono stati tanti scambi, tanti rapporti anche di mercato con l'Udinese. Ricordiamo quando al Milan, per esempio, passarono Zaccheroni, Biro, Fedelvec, no? E che proprio vinsero qui erano esplosi e là vinsero lo scudetto. Certo. Ma ce ne sono diversi di giocatori che sono passati di là. Jankulovski, per esempio, Jankulowski. Un altro che dopo aver fatto benissimo qui andò al Milan. E ce n'è un altro ancora che ci ha voluto mandare questo video, perché ora in questo momento si trova lontano, e stiamo parlando di Marzio Amoroso. Sentite il suo ricordo, la sua dedica a Silvio Berlusconi. Io come italo-brasiliano avevo un sogno di un giorno giocare nel calcio italiano. Anche se per 10 mesi ho potuto indossare la maglia del Milan nella gestione Silvio Berlusconi. La gestione di questo visionario, sognatore, multicampione, ha dato tantissimo alla tifoseria del Milan. Il titolo più importante, i giocatori più bravi. Riposi in pace, presidente. Sei stato un grande, un genio. Queste dunque le parole che ci ha mandato Marzio Amoroso per ricordare Silvio Berlusconi, uno che sicuramente sarà ricordato ancora e non sarà dimenticato mai per tutto quello che ha fatto. Ora stiamo vedendo anche l'omaggio Instagram che gli ha dedicato il Milan, anche il Monza, veramente sui social, gli ha fatto un video meraviglioso. E queste sono immagini che poi parlano da sole. Non servono tante parole, guarda, no? Giorgia, basta ricordare tutto questo. Lui è stato presidente di 2 squadre. Una, il suo sogno era quello di diventare il presidente più vincente, ci è riuscito. L'altra era di portare il Monza in Serie A, ci è riuscito. Sì, sì, assolutamente. Quindi... assolutamente. Che poi oggi, è vero, c'è stata della tristezza, ma
voglio dire, tutti l'hanno ricordato con un sorriso, con tanta serenità, con la grandezza di un uomo, ecco, perché insomma è questo che rimane davvero. Bene, ora andiamo avanti, torniamo sull'attualità del calcio, perché insomma è stato un weekend che ha chiuso i conti, praticamente da tutti i punti di vista. C'è anche l'Italia di Pafundi, poi ne parleremo, perché insomma Pafundi si è ritagliato un leggero ruolo da protagonista nel Mondiale Under 20. Ma partiamo dalla nuova Serie A, Michele, quella che cominceremo a vivere insomma tra un mese, da quando scatteranno i ritiri. Una Serie A che ti piace? Sei contento? Il ritorno in Serie A del Cagliari? Che riflessioni ti vengono da fare? Allora, le riflessioni, dopo parliamo anche di mercato, perché qualcosa sull'Udinese possiamo dire. Però è naturale che credo che il Cagliari abbia meritato, perché aveva la squadra più forte, anche se il cammino migliore l'ha fatto il Bari. C'è andato al 93esimo, Pavoletti, Ranieri, tutto molto bello. Oggettivamente il Cagliari era più forte, ma nel corso dei mesi ha perso punti importanti nella gestione di Verani. Credo che il Verona in Serie A valga più dello Spezia in Serie A, e lo Spezia per in questi tre anni, per come si sono comportati i tifosi allo stadio, in tribuna, per quello che è accaduto in diverse partite, i cori contro Maradona, gli insulti razzisti, contro i meridionali, secondo me lo Spezia torna meritatamente in Serie B. Torna meritatamente in Serie B anche perché quando è arrivato Sean Sogliano, ha preso il Verona in mano, e Zaffaroni, che non aveva mai fatto la Serie A, ma solo la Serie D, la Serie C, un poco in Serie B, ha svoltato completamente la squadra. Alla fine Cagliari e Verona, due squadre in Serie A, è una bella Serie A, però se ci fate caso, di queste 20 squadre in Serie A, 5, 6, 7 squadre, di cui anche delle big, siamo ad inizio giugno, quasi metà giugno ormai, e non hanno ancora un direttore sportivo. Questo per me è grave, perché poi ovviamente la programmazione ne risente. Perché questi ritardi, Michele? Perché i presidenti purtroppo ormai fanno confusione, arrivano all'ultimo. La Juventus punta su un direttore, ma è sotto contratto con il Napoli. Il Napoli non ha l'alternativa. Il Milan ha cambiato strategia. C'è troppa confusione, c'è troppa approssimazione. Il problema in questo momento è che noi crediamo che ci va sempre bene. E invece oggi la Serie A ha bisogno di programmazione. Ad un anno dalla scadenza dei diritti televisivi, non abbiamo ancora il bando chiaro, completo e preciso. E non ci sono i direttori sportivi e non sappiamo chi saranno gli allenatori. Non sappiamo chi sono i direttori, non sappiamo chi sono gli allenatori, e poi dobbiamo fare il mercato le ultime due settimane di agosto. Io credo sinceramente che la Serie A, quando dice vogliamo ripartire dai giovani, vogliamo gli italiani, sono tutte parole che riempiono la bocca, perché poi alla base manca la sostanza. È vero. È vero, questa cosa dei direttori sportivi, che dovrebbero essere il fulcro del mercato, è abbastanza insolita. Tra poco torneremo per le chicche di mercato, teniamo gli spettatori lì, perché ci dovrai dire che cosa si sta cominciando a muovere nonostante ci siano pochi direttori sportivi in carica al momento. Allora, Sursa, tra poco vengo da te per i messaggi. Volevo anche capire da Max Moras se gli piace la nuova Serie A. A parte che mi sembra che piova. Sì, c'è un leggero temporale. C'è un leggero temporale estivo, sì. E si stanno decisamente preoccupando. A te piace, Marco, questa nuova Serie A? Sarà una Serie A, il ritorno del Cagliari, esatto, la permanenza del Verona. Verona stesso. Secondo me si alzerà l'asticella, perché ci sono delle squadre che sono molto strutturate. Ci sarà un po' l'incognito Frosinone, diciamo così, che è la squadra che è meno abituata a fare la Serie A. Però per il resto sono squadre altamente competitive. Il Cagliari, giustamente l'ha detto Michele, era strutturata già per vincere il campionato, poi non ci è riuscito in prima battuta, però ieri al 94esimo è riuscito con Pavoletti, che poi alla fine i gol li fanno sempre quelli, a trovare la zampata vincente. Io credo che sarà una Serie A ancora più complicata, e ci mettiamo il jolly sopra, perché appunto mancano i direttori sportivi, che in questo momento è il fulcro, perché è vero che lavorano 365 giorni l'anno, ma soprattutto in questa fase di mercato. Non averli significa non poter iniziare delle trattative, e a loro volta non sapere neanche quale allenatore puoi avere, e quindi onestamente siamo veramente in alto mare. In alto mare, sì, assolutamente indietro. Alessandro, ci sono delle domande, poi andiamo subito sul mercato, vai.
ci sono delle domande di mercato, visto che comunque dobbiamo ancora parlarne, se vuoi io le tengo per il prossimo collegamento oppure le anticipo così possiamo andare dentro al tema mercato. Prima però c'era anche un messaggio, visto che stavate parlando della nuova Serie A e i presidenti, i nostri telespettatori sono assolutamente molto attenti alla situazione, ci hanno scritto, insomma commentando anche loro, dicendo sono contento abbia vinto il Verona, ci scriveva Davide, nello spareggio ampiamente meritato, ma si è meritato la Serie A per la rincorsa che ha fatto, e poi tanti messaggi anche per Claudio Ranieri e per il Cagliari, perché è davvero un uomo di sport, un uomo che si è commosso all'ennesima impresa e soprattutto ha fatto molto piacere ed è stato molto bello ed è stato apprezzato il gesto che ha fatto contro i suoi stessi tifosi quando, anziché esaltare la propria squadra, fischiavano la squadra ospite, in questo caso il Bari, e lui era andato sotto la curva a dire no, non fischiate il Bari, applaudite noi. Ecco, insomma, questo gesto ha fatto capire ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, il signore che è Claudio Ranieri. Per quanto riguarda messaggi sull'Udinese, da casa ci scrivono spero che quest'estate non andremo a comprare giocatori di squadre retrocesse e soprattutto che non faremo mercato con Juventus e Napoli, cerchiamo di venderli all'estero perché mi fa troppo male, scriveva un tifoso, vedere i nostri giocatori con altre eventuali casacche. E poi un messaggio anche dedicato a Pierpaolo Marino, insomma si parla sempre se resta o non resta, tanti messaggi che comunque vorrebbero che il direttore della tecnica continuasse ancora la sua avventura in Friuli, e ricordiamo che anche la scorsa estate, poi è rimasto un altro anno, c'erano stati tanti messaggi pro Pierpaolo Marino e ovviamente anche in questo caso dicono tutti speriamo ancora che resti, insomma. Queste okay. Sono le situazioni da casa. Tieni calde le domande specifiche di mercato e vado subito da Michele a chiedere: si muove qualcosa nel mercato dell'Udinese? Si stanno facendo delle scelte? Allora, si muove poco perché l'Udinese non sa con chi parlare, come dicevo prima. le notizie sono che il Napoli, ripeto, ma oggi non ha né direttore sportivo né allenatore. Il Torino vuole Becao, ma Becao piaceva anche a Giuntoli, che oggi non è né del Napoli né della Juve. Ho letto su alcuni siti Samardzic, che piace al Milan, ma il Milan non sa neanche dove si trova in questo momento Udinese, in Friuli oppure dall'altra parte del mondo, perché chi deve entrare non sa neanche chi chiamare. Quindi ci sono un po' di situazioni in stand by, per questo mi sento di dirti che la notizia che è uscita su Samardzic, Milan oggi non trova conferme. Becao piace al Torino, è vero, c'era l'interesse di Giuntoli, che oggi non ha squadra. Beto, è vero che piace al Napoli, ci sarebbe anche un'offerta ma ancora non abbiamo concretizzato o quagliato. Ovviamente questo dipende dal fatto che comunque queste società non hanno in questo momento un direttore e in alcuni casi non hanno neanche l'allenatore, Giorgia. Mamma mia, ma quindi arriviamo lunghi quest'anno, ragazzi, eh? Cioè, arriviamo lunghi. Per luglio ce la faremo ad avere... Eh? Scusa, adesso, siccome siamo ad Udine, parliamo con i tifosi dell'Udinese, è anche giusto dire che io ho letto delle cose sui siti internet e anche l'Udinese probabilmente dovrà chiarire quanto prima il futuro della direzione tecnica, perché a me non risulta niente, io non so nulla sull'argomento, però sui siti e sui giornali ci andiamo tutti, e quindi se è vero che parliamo degli altri club dobbiamo parlare anche dell'Udinese, cosa farà per la prossima stagione, e questo io sinceramente non te lo so dire. Va bene, insomma, staremo a vedere. Sì, abbiamo letto tutti delle indiscrezioni, no? Relative a Balzaretti, a una sostituzione, a un affiancamento, non lo so, anche abbastanza molto vaghe. Però molto Giorgia, vaghe, teniamo presente che queste qua sono le vere due settimane di vacanze in cui si sono presi tutti i dirigenti, okay. Perché poi dal 20 di giugno veramente si tornerà a operare, ricordando che il mercato apre il 1° luglio, quindi voglio dire, noi stiamo parlando già di mercato, il campionato è finito domenica scorsa, okay. Quindi sono passati 8 giorni. Calma, tranquilli per quanto riguarda l'Udinese, chiaramente Michele ha fatto il panorama italiano e ha perfettamente ragione, soprattutto per quelli che non hanno la struttura. L'Udinese in questo momento l'allenatore è confermato, il direttore tecnico ce l'ha, i giocatori, alcuni sono già arrivati, presi addirittura a gennaio, quindi l'Udinese, diciamo, in questo momento è a posto, è a un passo avanti, poi vedremo le cessioni quali saranno, chi potrà partire, perché per vendere bisogna che anche qualcuno faccia l'offerta per comprare. In questo momento il mercato onestamente a livello italiano è fermo. Che mi dici di Pafundi, Michele? Quale veste? Per quanto riguarda il giocatore, non credo di dover dire qualcosa. Per il mercato? Sì, certo. Per il mercato? Per il mercato, sì. Che a me risulti non c'è nulla, però adesso non vorrei sembrare quello che non sa le cose. Sinceramente, io credo che l'Udinese ha un progetto ben definito in testa
Se mi chiedi se sarà girato in prestito, credo di no e credo sia un errore. L'anno prossimo andrà valorizzato e ovviamente avrà bisogno di un minutaggio maggiore. Questo ragazzo ha bisogno di giocare, però io credo che l'Udinese non c'è una piazza migliore per far crescere il proprio prodotto in casa propria. Io lo do in Serie A, lo presto. L'unica società che mi verrebbe da dire, perché la conosco e perché sa valorizzare i giovani, se proprio devi darlo in prestito, è il Lecce. Però se devi dare profondi in giro e ti fanno i danni, io invece il gioiellino me lo tengo in casa mia e lo valorizzo come dico io. Allora, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con il Poma, perché volevo chiedere a Max come valuta il mondiale di Pafundi, che cosa gli è piaciuto di questo ragazzo. Poma, ci sentite? Il temporale è passato? Sì, sì. No, il temporale c'è ancora, che ci sta girando in giro, però noi ci siamo qua, c'eravamo anche prima, tranquilli, però dai, teniamo duro. Okay. No, arrivando alla tua domanda, Giorgia, sai già il mio giudizio su Pafundi, che ho avuto la fortuna di allenarlo, ho sempre visto anche in un ragazzo che ha principalmente il talento in lui, io spero che venga apprezzato e magari fatto realmente giocare, anche come ha detto Michele prima, che non serve mandarlo in squadre con un valore magari sicuramente inferiore all'Udinese, può giocare allora tranquillamente a Udine. Nel mondiale lui si è fatto vedere tutto il suo valore, quando l'ho visto calciare la punizione che ha portato l'Italia a disputare la finale, ho rivisto lo stesso ragazzo che le calciava in allenamento con quella semplicità e la tranquillità. Gli faccio i complimenti e io gli dico che, come ci scriviamo anche sempre, che lui deve continuare ad andare avanti con la sua umiltà e dimostrando tutto il suo valore, sperando che gli venga anche l'occasione realmente e lasciamolo crescere, non dimentichiamoci che lui è un ragazzo del 2006. Sì, è vero, e che era sotto età anche lì, no? Perché poi alla fine era sì, 2006, più giovane. Sempre tenerlo in considerazione, perché ormai noi di Simone Pafundi sono anni che ne sentiamo parlare. Però ragazzo è molto giovane, le qualità ci sono, poi ci deve essere anche un supporto tecnico e tattico da parte della squadra, perché ieri sera, soprattutto nel primo tempo che lui ha giocato praticamente 55 minuti, è andato poi in difficoltà, ma perché tutta l'Italia è stata veramente surclassata sul piano del gioco dell'Uruguay e lui chiaramente è un giocatore che ha bisogno di avere la palla in una squadra in fase di costruzione. Ieri onestamente l'Italia ha subito l'Uruguay, si è visto un po' meno, ma come lui, come Baldanzi, come lo stesso Casadei, è stata una partita difficile per lui ieri sera, e tanto è vero che anche i cambi purtroppo non hanno portato quello che doveva portare alla nazionale italiana, però penso che anche il percorso che ha fatto nell'Under 20 sia un percorso altamente positivo. Assolutamente, tra l'altro la prossima sarà una stagione importante per lui, perché parti da famoso, tra virgolette, no? Cosa che un anno fa, certo, il nome girava, però nessuno ancora, prima del grande exploit con la nazionale, Mancini certo, che lo convoca, eccetera, nessuno ancora si aspettava, no? Questo certo tipo di andamento della situazione. Quest'anno parti con l'etichetta di devi diventare fenomeno sulla schiena, e non è facile. Esatto, perché è un po' l'anno della consacrazione, no? L'anno scorso se ne è parlato, due anni fa altrettanto, ma a noi ha detto i lavori, soprattutto noi che siamo nell'ambiente dell'Udinese, conosciamo le capacità e le qualità di Simone. Quest'anno lui invece partirà a livello nazionale e non solo, con i galloni di giocatore vero da Serie A. Però ricordiamo di non dargli ancora troppa pressione, perché è un 2006. Mm. Noi qua parliamo ancora di giovani 2002-2003. Ecco, lui è un 2006. Cioè, veramente ha ancora un credito veramente quasi infinito davanti a sé. Quindi è vero, partirà con i galloni di giocatore da Serie A, quindi non è più un giovane aggregato, ma farà parte dei 25-28 giocatori che faranno parte dell'osso della prima squadra. Però attenzione a non dargli troppo carico, perché, ripeto, è ancora un 2006. Alessandro, le domande di mercato che volevi girare al direttore, vai. Dov'è? Eccolo. Sì, qua, eccoci qua. Sì, Giorgia, perché Michele in realtà ha già risposto. Da casa ci stanno tempestando le domande proprio sul futuro del direttore Marino, e quindi non so poi se Michele vorrà dire qualcosa, ma credo abbia già aggiunto quello che sa. Si è letto, ovviamente, come dicevi tu, Giorgia, di Balzaretti, ma tante domande sono sul futuro proprio del direttore Marino. E poi ci chiedono anche, hanno fatto un nome, quanto è probabile che possa l'Udinese interessarsi realmente a Mbalanzolà. Prima c'era un tifoso che non voleva giocatori retrocessi, un altro invece ci chiede perché non provare a prendere adesso lo Spezia retrocesso proprio l'attaccante, che quest'anno insomma di gol ne ha fatti, anche se ha sbagliato a rigore nello spareggio decisivo.
Ma, se qualcuno non vuole Nzola, datemi il numero di telefono che lo chiamo in questo momento. Poi, se è retrocesso, sicuramente la colpa non è di Nzola, ma è di tutta l'altra Nzalata, per dire la verità, perché sinceramente credo che il problema dello Spezia sia un altro. Nzola ha fatto grandi cose, però credo ci sia la Roma su Nzola, con tutto il rispetto. Per quanto riguarda poi il futuro dell'attacco, bisogna capire, Deulofeu resta? Secondo me no. Beto resta? Secondo me no. Però queste cose le dobbiamo capire soltanto quando il mercato sarà realmente iniziato. La domanda su Pierpaolo Marinotto l'ho anticipata senza sapere la domanda, non ho una risposta e sinceramente credo che comunque questa sia la prima decisione da prendere. Sì, assolutamente, no? È chiaro che da lì devi partire e che di base non abbiamo così respirato nessun tipo di aria di rivoluzione nelle ultime settimane, no. Però è chiaro che questi sono i momenti delle decisioni. Ora si deve pure pesare tutto, no? Tutto quello che c'è stato, l'andamento della stagione. Anche la volontà delle persone. Anche la volontà delle persone, hai ragione. Potrebbe quindi... anche cambiare, avere nuove esperienze, potrebbe... Ci sono, per fare un matrimonio, dico, è sempre, vero, sono due persone, non puoi farlo da solo. Quindi l'ambizione, anche gli stimoli nuovi. Uno magari vuole cambiare anche per trovare degli stimoli nuovi, non sappiamo. Io credo che tra qualche giorno avremo la riconferma, io penso questo. Da lì in poi si partirà nel mercato, però ribadisco, l'Udinese in questo momento sta abbastanza bene perché le pedine le ha tutte al suo posto. Il mercato vero e proprio deve ancora iniziare. Cessioni sappiamo solo ufficialmente che sarà quella di Udogi, ma questo lo sapevamo ancora 12 mesi o sono. Per quanto riguarda il resto, e anche l'addio di Tolgay Arslan se l'ha annunciato lui, per il resto i giocatori in questo momento fanno parte dell'Udinese. Tra poco ti voglio chiedere, Michele, se hai notizie su Pereira. Prima però andiamo a sentire il responsabile del settore giovanile, Trevisan, che oggi sono partiti, lo sapete, l'Udinese Camp, e ha parlato proprio di Pafundi e di questo suo mondiale Under 20. A proposito di bimbi che hanno fatto i camp, comunque che sono nati qui, ieri purtroppo delusione per Simone Pafundi a livello di finale persa, però che percorso è stato, che gran vetrina è stato anche per lui il Mondiale Under 20. Sì, se la guardiamo dal punto di vista sportivo, una delusione per persa la finale. Se dobbiamo dal punto di vista professionale, è un gran traguardo essere arrivati a un finale mondiale. Noi siamo orgogliosi di Simone, siamo orgogliosi di averlo fatto crescere. Ma Simone all'inizio della sua carriera credo che si dovrà dare tante soddisfazioni, per esempio come me che l'ha visto crescere da 9 anni e vederlo ieri sera in campo in quello stadio gremito, pochi italiani c'erano, tanti uruguayani, è una cosa bella. Poi nel calcio si vince, si perde, ma dobbiamo sempre guardare avanti. Noi gli conosciamo le sue doti, però quel gol in semifinale è bellino. Sì, è una cosa che rimarrà nella storia, rimarrà a lui, rimarrà, è una cosa che lo fa crescere, ma questo noi non avevamo dubbi di Simone, della sua personalità. Lui, anche se era entrato da poco, lui c'ha un grande carattere, questo credo che sia la sua forza. Lui, non dimentichiamoci che lui è il più giovane, nel 2006 c'era nel 2005, ma la maggior parte del 2003-2004 in campo, no? Ma di Simone, che ha questo carattere, tante volte da piccolo ci ha creato non pochi problemi, questo suo carattere, però va bene così. Un bel caratterino Pafundi, ma del resto bisogna averne di personalità per andare avanti. Allora, no, intanto volevo capire a Clauiano chi ha raggiunto il Poma e Max. Mamma, come piove, guarda come piove, poveri. Guarda, qua Giorgia, qua ci ha raggiunto direttamente... una delle titolari, ok? Perché qua ci sono più titolari, eh? Dopo ne presenteremo anche un altro o un'altra a sorpresa. E ricordiamo che nel backstage c'è anche Tobia, che tu conosci bene. Però, cara Giulia, intanto grazie per questa grandissima ospitalità. E raccontati una Giorgia, perché Giorgia è già tratta da questa piscina che stiamo riempendo con questo brutto tempo per giovedì. Cosa fate di bello? Allora, buonasera a tutti, noi siamo un locale dove diciamo, ospitiamo diversi eventi, quindi matrimoni, compleanni, ristorante proprio classico, e abbiamo questa magnifica location con la piscina che ci permette di fare appunto molti eventi. Ecco. Senti, sul matrimonio Giorgio è già a posto, però sugli eventi magari ci potrebbe pensare, no? Tra una trasmissione e l'altra, anche perché, dici la verità, ma Moras è un abitué qui. Causa impegni lavorativi non molto, però quando può, diciamo... I miei familiari molto di più di me, qua vengono anche a rilassarsi durante il pomeriggio perché c'è un rapporto di amicizia, però
se io devo spendere una parola, come l'ho detto prima all'inizio, dico a tutti venite veramente a visitare, chi ha l'occasione venite anche a mangiare perché mangi veramente bene, poi siete trattati molto bene. Quindi possiamo dire che tra Lignano e Grado anche a Clauiano si prende il sole? Partiamo da Clauiano allora, facciamo la prima pubblicità a Clauiano, dai. Giorgia, non so se vedi che mi sto asciugando piano piano, guarda, sì, non ho toccato ancora nulla, vedo cadere dieta secchiate. Continua, ma è una dieta zona vera, perché come vedi, bicchiere dell'acqua, confermo, e bicchiere del vino. Confermo, molto bravo, da oggi pomeriggio molto bravo, molto ligio. Va bene, mi stanno ti mettendo tutti alla prova, secondo me fate tutti i birichini, però io cosa ho fatto? Non ho mangiato il carboidrato. No, no, molto bravo, ti dico, molto ligio al dovere, bravo, perfetto, sei un altro. Ecco, sono un altro, quindi intanto a voi studio, noi siamo qua, continua a piovere ma qua non ci tocca nessuno, siamo precisi, qua sotto l'ombrellone, siamo proprio precisi, giusto? Precisi. Vuole salutare Oriano? Salutiamo Oriano che stasera per adesso non è qui, ma è nel suo locale, eccetera. È a Palmanova, insomma. Esatto. Perfetto. Va bene, salutiamo tutti gli amici che ci stanno guardando in questo momento, che sono tantissimi e continuano anche a mandarci messaggi. Però se volete venirci a trovare, vi aspettiamo in via San Marco 41, qui a Clauiano, anche perché c'è Tobia che vi vuole offrire quella prosecchino francese. Io approfitterei di andare adesso che il Poma a dieta, perché sicuramente qualcosa avanza col Poma a dieta. Senti Poma, tra poco vi stimoliamo sul gol dell'anno, quindi preparatevi. Prima vediamo che ore sono, devo andare in pubblicità, ma mi ero lasciata con questo quesito con Michele Criscitiello. Pereira, ci sono novità o siamo a 7 giorni fa? Ci sta pensando? Io non ne ho, per me siamo 7 giorni fa, poi se ci sono delle novitizie in questo momento non sono in mio possesso. Aspettiamo anche in questo caso. Michele, andiamo in pubblicità, ci sei ancora? Per 5 minuti facciamo le ultimissime di mercato, poi ti lasciamo andare? Ok. Va bene. Tra poco mercato, la Vox del Poma nella Bassa Friulana, da non perdere, ma soprattutto andremo ad eleggere il gol della stagione, ok? Insieme anche a voi, tra pochissimo. Dobbiamo dire la verità. Sì, sì. Che nel corso della pubblicità abbiamo visto il Poma, che tentava, faceva un attentato a un piatto. Va bene, dai, facciamo finta di non aver visto, ok? Allora, Alessandro Surza, gli ultimi messaggi, raffica di domande di mercato per Michele Criscitiello, vai! Allora, innanzitutto chiedono quanto sono vere le voci di Fiorentina e Lazio su Pereira. Poi ancora non c'è da parte di Delma una domanda precisa di mercato, ma si augura che, insomma, che non vengano venduti tutti i migliori, altrimenti dopo l'ottima base che si è creata quest'anno arrivare all'ottavo posto sarà difficile se si deve ripartire ancora da zero. Poi secondo me Pafundi deve fare esperienza, ma deve farla come diceva Michele in casa. Nell'Udinese prestarlo significa rischiare e non vorrei, ci scrive questo tifoso, che si ripercorresse il caso Zielinski, prestato 2 anni all'Empoli e poi venduto direttamente al Napoli, o il caso Alex Meret. Godiamocelo in bianconero. Poi ancora domande su Marino. E poi c'è Cristina da Teor che dice: dite al direttore che se vuole gli mando il numero di mio marito, lui non vuole Nzola. E così, insomma, Michele, se vuoi poi te lo giro. Ci scrive Cristina questo. Io ringrazio Cristina e saluto il marito di Cristina. Poi dobbiamo capire il tesserino da direttore sportivo quando l'ha preso il marito di Cristina, però capisco naturalmente il tifoso e il telespettatore, può piacere o non può piacere, a me piace, io credo che sinceramente Nzola è un ottimo attaccante. Per quanto riguarda Pereira ho già risposto, per quanto riguarda Pierpaolo Marino ho già risposto, quindi non do la mia opinione, ma su Marino non ho dato notizie perché non ne ho sicuramente, però bisogna prendere una decisione perché stiamo parlando di un grande dirigente, di un grandissimo dirigente che ha Udine nel cuore e ha l'Udinese nell'anima e nel DNA, quindi oggettivamente bisogna capire cosa fare, anche perché poi, ripeto, bisogna cambiare quando le cose non vanno bene in un certo reparto. Io ho visto la conferma di Sottil, quindi è stato giudicato positivo il suo lavoro, non capirei un eventuale giudizio al contrario su un direttore come Pierpaolo Marino, però ripeto, non so di cosa stiamo parlando e non commento. Su Pafundi non lo manderei in prestito perché il rischio che te lo brucino c'è,
per quanto riguarda le altre notizie di mercato, ti ho detto Samardzic Milan non mi risulta, Beto secondo me quest'anno potrebbe partire al contrario delle altre stagioni, Becao non rinnova e quindi deve partire, ma credo che sinceramente se va a Torino e lascia l'Udinese forse migliora qualche mila euro al mese, ma se parliamo di calcio, andare al Torino e lasciare l'Udinese, io questo grandissimo salto di qualità, Becao, amico mio, dove sei? Non lo so, in vacanza, dove sei? In patria. Ma se tu pensi di andare al Torino e stai lasciando l'Udinese perché Torino è meglio di Udine, amico mio, rinnova per i prossimi 5 anni, perché altrimenti non hai capito nulla del calcio italiano. Va bene, però il numero di Cristina, del marito di Cristina, te lo passiamo lo stesso, perché magari vi potete fare delle belle chiacchierate, va bene? Un attimo. Dai, che segno? Com'è? 3-4-0? Vabbè, non si può così, così non si può, te lo mandiamo in privato, va bene? Vabbè, così è. Va bene, Michele, ti lasciamo andare a lavorare, ci vediamo la prossima settimana, vediamo se si è mosso qualcosa, ok? Ciao Cristina, non far fare il direttore a tuo marito, mi raccomando. Poi fagli fare il tifoso, Cristina. Va bene, vi siete parlati, ottimo. Allora, grazie Michele, lo ritroveremo lunedì prossimo con tutte le novità, quelle che ci saranno ovviamente. Insomma, con la voce, assolutamente, con la voce, ma ti fai assolutamente sentire e ti spieghi benissimo anche senza, non preoccuparti. Grazie Regina. Ciao direttore. Ciao Michele. Va bene. Allora, io partirei da qui. Il nostro Poma, quando va in giro, non va mai così, senza portarci dei contributi importanti. La Vox Populi, sulla stagione dell'Udinese appena conclusa, perché lì torniamo un attimo, anche tra poco appunto leggeremo il gol più bello, un po' di valutazioni, giudizi raccolti nella bassa friulana. Andiamo a sentire. Inizia l'estate e non si può non parlare di Udinese, prossima stagione. Però, prima di parlare della prossima stagione, che voto diamo alla stagione appena terminata? Allora, 7, direi un bel 7. E comunque per loro abbiamo sempre un aiutino, un cocktail che possiamo preparare per loro per aiutarli a giocare meglio, essere al top e anche al mister un buon anno insieme e sicuramente quello che verrà sarà lo migliore. Quindi l'operato del mister è piaciuto quest'anno? Sì, dobbiamo stargli vicino, dobbiamo sostenerlo, dobbiamo dare una mano, pensare bene per i ragazzi e mandare energia positiva. Che voto diamo alla stagione dell'Udinese appena passata e che voto diamo all'allenatore, mister Sottile? Ma un 7 a tutti e due, dai, si poteva fare qualcosa di più, comunque chiuso bene il campionato. Qual è il reparto che ha convinto di più? Centrocampo. Quale giocatore è intoccabile l'Udinese secondo lei? Silvestri assolutamente, non si può prescindere da lui. Si tifa per l'Udinese a Palmanova? Assolutamente sì, siamo palmarini e udinesi. Io do un bel 8, quindi secondo me approvati a pieni voti tutti e due, squadra e allenatore. Allora, il portiere, una sicurezza. Sottil, assolutamente sì. Pafundi, dopo anche il mondiale in cui ha fatto vedere la sua staffa, direi che quello è un punto da cui ricominciare. Abbiamo vissuto una stagione media, diciamo. C'erano dei tempi in cui andava molto meglio e ci piacerebbe tornare a quei tempi. Che voto vogliamo dare appunto a questa stagione? Che voto vogliamo dare a mister Sottile, che è stato confermato? Ma 6,5 direi, anche 7. Io direi un bel 7 per l'inizio, perché abbiamo avuto un inizio fulminante in cui si sperava addirittura di arrivare bene in classifica, mentre purtroppo è finita un po' peggio. Però bene, 7 anche al mister. Terrei un buon centrocampo. Un centrocampo comunque fisico, molto fisico. Diamo un voto a questo Udinese, diamo un voto anche al suo mister, Sottile. Penso che sia stata una buona stagione per l'Udinese, non c'è niente da dire, hanno giocato, hanno fatto quello che potevano, penso che è andato il 100%, almeno vedendo alcune partite, super. Che voto diamo alla Dacia Arena? Rispetto a prima direi un 10. Sì. Che voto diamo alla stagione appena conclusa dell'Udinese e su quale giocatore deve puntare il prossimo anno l'Udinese? Un voto 9. Il giocatore Wallace. Io gli darei un bel 10. Comunque si è impegnato abbastanza e quindi questo bisogna comunque riconoscerglielo, secondo me. Dal mio punto di vista deve puntare tutto su Peto. Secondo me potrebbe essere il giocatore che comunque potrebbe svoltare le partite. Che voto diamo a mister Sottile? Che consiglio vogliamo dargli per la prossima stagione?
Ma insomma, i consigli credo non ne abbia bisogno, è un professionista, un serio professionista, quindi assolutamente meritata la riconferma e buona fortuna, insomma. Da 1 a 10, che voto gli diamo per la stagione appena conclusa? 10. 10? Lei cosa mi dice? 8, 8. Lei mi dice 8. Che voto diamo invece a Mister Sottil per l'operato? 8. 8? E lei cosa mi dice? 10, 10. Ma quanta positività nella bassa friulana, eh? Fantastici, Palmanova città da eleggere veramente a prima cittadina tifosa dell'Udinese. Incredibile, da volevo chiedere a Max se aveva riconosciuto qualcuno nella Vox, così en passant. No, no, guarda, proprio no, specialmente chi ha nominato Wallace, perché lo nomina sempre, lo nomina, allora, ma non so se piace tanto la tipologia del giocatore, io parlo sempre del giocatore, lei non penso che parli solo del giocatore. Comunque, ah, quindi tu dici che ha detto Wallace per tutto, insomma. Viva veramente i palmarini, saluto veramente tutti i palmarini. No, bello, mi piace. Appunto, cioè, ma a me piace molto calcisticamente Wallace. Beh, però sì, sì. Però no, se l'è cavata. Brava, dai, è proprio accentrato il giocatore giusto, dai. Bene. Se l'è cavata, nel suo modo se l'è cavata, brava. Sempre un voto 10 e lode alla mia Lulli. Allora, sentite, vabbè, per chi non lo sapesse da casa, tra le interviste c'era anche, insomma, la dolce metà del nostro Max. Ma questo volevo chiederti, Max, abbiamo sentito, e poi anche a te Marco, prima di andare a spararci quei 10 gol più belli dell'anno, volevo chiederti, abbiamo sentito tanti voti positivi a Sottil, 7, 8, 6 e mezzo, comunque, insomma, è stato risaputo tra la gente che il lavoro fatto è stato buono. Io ti chiedo, che era il suo primo anno di Serie A, quali miglioramenti ti aspetti da Andrea Sottil quando ripartirà dopo un anno di esperienza sulle spalle, che è stato sicuramente un anno importante, intenso, dove è capitato di tutto, dove hai sognato, dove ti sei un attimo depresso, dove hai avuto sfortuna, dove hai vissuto giornate di gloria? In che cosa secondo te lo troveremo migliorato e in che cosa invece secondo te è già stato super al primo anno? Allora, super, partiamo dal dietro, super nel primo anno l'ha dimostrato nel farsi trovare pronto in Serie A, arrivando lui con un suo passato che diventa molto importante, fa lezione a tutti gli allenatori che cosa vuol dire allenare in tutte le categorie, come arrivi preparato, e lui ha dimostrato in Serie A di far giocare la squadra molto bene, gli ha dato un'identità alla squadra. Parte secondo me con un voto molto alto, perché gli possiamo dare un 8 come inizio di stagione con la squadra al completo, poi senza cercarci alibi l'Udinese finisce con un 6 tirato, ma perché non aveva più giocatori a disposizione, sappiamo com'è finita senza la linea difensiva e altrettanto schierando un terzo attacco, l'unico reparto gli era rimasto solo il centrocampo. Dove ripartirà il mister Sottil? Secondo me ripartirà dalla fame che ha lui per affermarsi come allenatore, trasmetterlo a tutti i suoi giocatori, perché ha questa mentalità, questo suo modo di fare nel saper coinvolgere tutto l'ambiente. Vedo che è molto apprezzato anche quando sei all'interno dello stadio. È un allenatore che sicuramente dopo Udine, come l'hanno fatto in tanti altri, farà sempre parlare di sé. Quello che lui dovrà dimostrare il prossimo anno, trasmettere la sua fame, la voglia, perché il bel gioco ce l'ha già fatto vedere anche quest'anno. Tu che dici? In che cosa può dimostrare un passo avanti? Beh, diciamo che Max ha fatto la fotografia e ha elencato il mio pensiero. Al primo anno è stato positivo sotto quasi tutti i punti di vista. L'impronta del gioco, i risultati ottenuti, la squadra, la gestione dei cambi. Praticamente nella prima parte è stato quasi perfetto. E poi, come tutti, bisogna cercare di migliorarsi, ci sono stati anche degli aspetti negativi, quel famoso passaggio di una vittoria in 16 gare, no? A cavallo dei 2 anni solari. Quindi forse solari. La gestione dei momenti no? Capire nei momenti no dove si potrebbe intervenire maggiormente, perché nella prima parte dell'anno è stato entusiasmante, sì. Sotto tutti i punti di vista. Io con l'Inter la stavo commentando in diretta e sull'1-1 dissi, ma come lo dissi, sullo stesso risultato di Verona o sul risultato di 0-1 per il Sassuolo, comunque vada questa partita, io mi sto divertendo un sacco. Poi le abbiamo vinte tutte e tre, ma poi ci vuole un pizzico di fortuna, lì le abbiamo vinte meritatamente, quindi il gioco è stato spettacolare. Va capito perché alcuni passaggi a vuoto sono stati anche ripetuti.
L'esperienza ti porterà a capire anche questo, però voglio dire, ci vuole anche un pizzico di fortuna. Noi siamo arrivati veramente con i cavalli contatti o scarichi, quindi più di così non poteva fare. Però onestamente sull'allenatore io ci credo tantissimo. La gavetta Giorgia, l'ha fatto vedere anche Zaffaroni ieri sera, secondo me paga sempre. Paga, sì, perché ti dà un bagaglio che non ti lascia solo nei momenti anche difficili. Lui ha fatto piazze come Siracusa, Trapani, Livorno, dove sai onestamente non è facile allenare in quelle piazze lì. Poi si è trovato a Udine, che è praticamente una perla, o diciamo così un'isola felice, dalle strutture allo staff societario. Lui si è giovato di questo, già conosceva l'ambiente, ci ha messo del suo e abbiamo visto i risultati. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Noi abbiamo perso tutti i giocatori per reparti, non giocatori, per reparti. Prima tutto il reparto offensivo, poi tutto il reparto difensivo. Beh, onestamente ogni allenatore avrebbe avuto delle difficoltà. Sono state delle difficoltà oggettive. Allora, Alessandro Surza, occhio Clauiano che votate anche voi, tutti e tre, compresa la ospite, dategli dei suggerimenti. Alessandro Surza, andiamo a vedere quali gol hai scelto, ovvero i 10 più belli della stagione da mettere al voto qui al Tonight. Partiamo con i primi 5, o gli ultimi 5, a seconda della tua classifica, vai. Ok. No, partiamo con gli ultimi 5, partiamo dal 10 al 6, poi se vuoi facciamo commentare, poi andiamo con la top 5, se sei d'accordo. Poi ovviamente è preciso che questo è l'ordine che ho messo io, ma poi, insomma, da casa e voi in studio e anche Max e il Poma, insomma, daranno la loro opinione. Vai. Allora, al numero 10 abbiamo preso, spiego anche perché, il gol di Beto contro lo Spezia e abbiamo premiato la rapidità con cui, no, sempre con l'idea di calcio di Sottil, si verticalizza. Lo vuole fare il mister quasi sempre palla a terra, ma con success c'era anche la possibilità di giocare palla lunga. E allora posso chiedere alla regia di mandare in onda proprio il gol numero 10 di Beto contro lo Spezia con il lancio di Becao, il gran controllo di success e l'imbucata per Beto. Prima sembrava fuori gioco, poi invece è tutto regolare. Vediamo. L'abbiamo visto. Ok. Vai. Non lo sentiamo più, scusate, abbiamo qualche inconveniente dovuto alla logistica, ma piano piano miglioreremo. Vai col 9, mentre tu lo descrivi noi lo vediamo. Vai Alessandro. Ok, allora non lo sentiamo. Sì. Avete iniziato forte quella partita. Vai, adesso funziona, vai. Ce la faremo. Ok, ce la faremo. Insomma, niente, Samardzic aveva allargato sulla sinistra per Udoge, palla a Lovric, che è vero, era da dentro l'area, però ha calciato un fulmine che aveva davvero bucato Meret per l'1-0, insomma, per lo sloveno che ha fatto 5 gol e 6 assist, abbiamo scelto questo gol qua. Al numero 8, perché abbiamo anche cercato un po' di variare, no? Credo che siano i 10 più belli, però abbiamo anche cercato andare a pescare un po' di marcatori diversi. Al numero 8 abbiamo premiato Isaac Success. Perché? Perché oltre al fatto che non segnava da una vita, praticamente era 365 giorni, è stata anche bella l'azione, un'azione che parte da Silvestri contro la Cremonese, arriva la palla con due tocchi a Biol, che su pressione dell'attaccante della Cremonese riesce comunque a lanciare la palla avanti, e Success fa una cosa che spesso non fa, ovvero anziché controllarla e giocare, se la fa scorrere ingannando, insomma, il difensore della squadra di Ballardini e poi corre, arriva davanti a Carnesecchi e col piattone morbido mette in buca. Poi Success in quella partita si farà male, ma questa è un'altra storia. Al numero 7 abbiamo votato quello di Nestorowski contro la Salernitana, non tanto perché il gol in sé sia fantastico, perché l'ha fatto da 2 metri, ma l'azione questa sì, è assolutamente bella. Palla che parte dalla destra con il Tuku, che si accentra, scambia, poi Toven in buca con un key pass veramente ottimo, la miglior giocata di tutti i 6 mesi probabilmente di Toven, di nuovo per il Tucu Pereira, palla dentro, raso terra per Nestorowski, insomma azione veramente veramente bella, quella del 2-0 dell'Udinese, che poi sapete bene che quella partita alla fine in maniera roccambolesca l'ha persa.
E numero 6, il gol del Tucu. Il gol del Tucu, abbiamo preso anche un gol del capitano che ne ha fatti 5 quest'anno, la stagione tra le ultime 3 in cui ne ha fatti di più. Peschiamo quello della magica notte contro la Roma, dove lui prende palla dell'Ofeo sulla destra, scarica su Makengo, se la fa ridare e con una palla umbella imprendibile per lui Patrizio col sinistro aveva messo in buca il gol del momentaneo 3-0. Poi insomma in quella partita l'Udinese fece poker. Questi sono i 5 gol per ora che vi mostriamo dalla posizione numero 10 alla posizione numero 6. Tra poco gli altri 5. Il tuo preferito tra questi? Ma ovviamente la giocata del Tucu Pereira, il gol di Nestor Rosche a Salerno per l'azione, noto ben che controllo di destra, scarica di sinistro, imbucata verticale, quello secondo me è una delle azioni più belle, lo rivediamo in questo momento qua, a livello calcistico per un allenatore è il massimo perché riesci a vedere quello che tu costruisci durante la settimana e quindi chapeau. Questo segue per l'azione, chiaramente Nesto, e per me è un gol dalla Nestor Rosche perché da dentro l'area lui è un cecchino. Okay. Quindi il gol di Nestorowski. A Claudiano, cosa votate tra questi 5? Allora, prima diamo la parola alla nostra Miss, qua, che l'hanno chiamata la nostra parrucchiera, non ho capito perché. Va bene. Cioè, perché guarda, la guarda. Nostra parrucchiera? Qua ci fanno anche dispetti. Quindi Giulia, per te qual è stato il gol più bello per adesso? Lovric. Lovric contro il Napoli. Tu cosa dici, Max? Devo dire la stessa cosa, che per me è Lovric, perché va a coronare sempre come lui ha interpretato il ruolo della mezzala, che si inseriva sempre, ne ha fatti altri di gol così, Monza, la Roma. Per me voto Lovric per la fattura del gol, ma anche per come lui interpreta il ruolo. Non c'è due senza tre, voto Lovric anch'io, anche se l'azione del gol di Nestorowski è stata veramente micidiale, però voto Lovric anch'io, così la parrucchiera non mi taglia ulteriormente i capelli. Sì, va bene, non c'è più niente da tagliare, ma andiamo avanti. Allora, Alessandro, vogliamo andare con gli altri 5, vai! Andiamo, andiamo, andiamo spediti! Allora, adesso diventa difficile, perché quelli che secondo me sono i top 5, magari si invertirà l'ordine, ma secondo me piaceranno tanto a tutti quanti, anche perché non li ho fatti io i gol, quindi sono fantastici. Numero 5, Samardžić contro il Verona, anche qui premio due cose, il tocco da futsal, da calcetto, da giocatore brasiliano da calcio a 5 di Samardžić, ma anche tutta l'azione con Success che prende palla da centrocampo, in buca per Esibue, palla dietro per Beto, sponda per Samardžić che davvero con un tocco, dicevo, da calcetto segna il gol del momentaneo 1-1 contro il Verona. Ce n'è tanti di Samardžić, questo è solo il primo. Al numero 4, Beto contro il Bologna. Beto contro il Bologna perché secondo me il gol che fa l'Udinese è bello. Anche qui si vede la classica idea di calcio di Sottil con Wallace che dà una fucilata a Success che non serve neanche che il nigeriano stoppi quel pallone. Va di prima a mettere un'altra fucilata per Beto che ci mette il sinistro e fa un gol secondo me di una difficoltà clamorosa. Chi critica tecnicamente il portoghese dovrebbe rivedere questo gol, è vero, non sarà Messi, però anche gol belli li sa fare come, questo qua secondo me è difficilissimo. Numero 3, saliamo sul podio, ne ha fatti solo due quest'anno ma non poteva non esserci nella nostra top 10 un gol di Gerard Deulofeu. Poco da dire perché non è un'azione, è un calcio da fermo, è una punizione però bellissima, l'abbiamo anche paragonata a una insomma, delle tante segnate da Totò di Natale, parlo del gol del 2-1 contro l'Atalanta, o meglio dell'1-2, il gol che diede il là alla rimonta poi completata di Neuwen Perez e insomma col destro Gerard Deulofeu fece veramente esplodere la Dacia Arena, era un momento d'oro per l'Udinese che andò a riprendere anche quella partita sul 2-2. E i primi due sono entrambi di Lazar Samardžić. Prendiamo il numero 2, che è quello secondo me con la Cremonese, anche lì l'Udinese era partita fortissimo, stessa partita del gol di Success, 3-0 nel primo tempo, azione convulsa, l'Udinese tenne palla per un minuto e mezzo di fila e poi dalla sinistra una serie di triangoli e poi anche qua Samardžić come se giocasse a calcetto con un esterno sinistro dolcissimo, andava a punire carne secchi dopo neanche due minuti e secondo me questo è un gol semplicemente straordinario. Veramente ho fatto tanta fatica a scegliere tra questo e quello che io ho messo al primo posto, che è quello contro il Sassuolo, fatto nelle prime giornate di campionato,
insomma, prende palla sempre sul centro-sinistra, doppia rullata e poi da fuori area, piattone a giro con il destro, il gol del 2-1 al 91esimo, il gol che insomma permise all'Udinese di superare i neroverdi dopo una partita difficile, ma che l'Udinese aveva meritato, strameritato di vincere. Quest'altra chicca di Samardžić gli vale, secondo me, il primato. Ce ne sono tre di Lazar, non è che io insomma ne ho messi tre perché la Samardžić in assoluto è il mio preferito, è uno dei, però questi gol qua, secondo me, non potevano essere lasciati fuori. Voglio sapere che cosa ne pensate, intanto aspetto i messaggi da casa che commentano questi gol. Marco? Sui tre di Lazar è difficile scegliere. Dai, quello con la Cremonese. Sì, quello con la Cremonese perché non te lo aspetti. Sì, è vero. Sono quelle cose che dici, cavoli, cosa ha fatto? È vero, poi c'è quel mezzo esterno di punta contro il Verona che è un tocco da biliardo, io però prendo quello col Sassuolo. Mi ricordo che in quella gara... Sei d'accordo con Surza? Assolutamente sì. Bene. Lui dopo la vittoriosa gara contro la Roma a Sassuolo partì dalla panchina, tra l'altro entrò in corso d'opera. E la cosa che mi colpì in quella partita è che ogni volta che lui prendeva il pallone sul sinistro, i giocatori neroverdi lo chiudevano sul proprio piede, proprio per non lasciargli la possibilità di andare a calciare. Lui cosa fa? Va sulla sinistra, gioca di destro e va a calciare di destro. Chapeau. Che dite a Claudiano? Poi vogliamo sentire anche il voto di Tobia, eh? L'avete nominato. Parte Giulia adesso, dopo Tobia lo sentiamo, eh? Sì. Giulia, quale dici tu? Al vecchio Giorgio. Samardžić contro la Cremonese. Mi piace. Brava. Questa cosa, tu cosa dici, Max? Brava, mi piace che perché ha fatto un gesto, come l'ha detto Giorgia, che penso che neanche nelle scuole calcio non ti insegnano un gesto del genere, perché è talmente difficile da fare, da riuscire a coordinarsi, e lui lo riesce a calciare nell'angolino opposto da fuori area. Bravo, perché penso che abbia ingannato tutti, dal portiere al difensore, a tutti quanti. Molto bravo. Quello lì per me e il gol, e poi premio Samardžić insieme a Lovric, perché sono stati i due giocatori rivelazione del calcio proposto da Sottili quest'anno. Io concordo con Mister Moras, comunque dico il gol di Samardžić contro la Cremonese, anche se quello contro il Sassuolo è stato veramente un altro golasso, veramente. E Tobia, vieni un attimino che c'è Giorgia che mi ha detto di chiamarti qua in trasmissione. Vieni, adesso siamo tre capelloni e una parrucchiera. Allora, caro Tobia, si difende. Ma siete uguali! Gli ospiti che ha Giorgia in studio. Buonasera a tutti, non so chi c'è, ma comunque saluto a tutti. Tavian so che c'è. Sì. Tavian c'è, lo vediamo qua, vediamo la luce di Tavian perché è sempre abbronzato. Sì, è vero. Ciao, signor Tavian. Vuoi salutare anche Bruna che ti sta guardando in questo momento? Beh, saluto Giorgia, dimenticavo, devo salutare Giorgia anche. Ciao a tutti. Ciao, comunque, Tobia. Seriamente. A posto così? Beh, oggi ti sei comportato bene? Sì, assolutamente. Sì, sì, mamma mia. Senti, qual è stato il gol più bello della stagione dell'Udinese quest'anno? Tu naturalmente non te li sei visti perché ci stavi facendo, insomma, un favore, stavi tenendo l'ombrellone, però ti ricordi del gol più bello quest'anno dell'Udinese? Beh, assolutamente direi quello di Lovric al Napoli. Ecco, complimenti a Tobia, quindi era attento anche lui, cara Giorgia. Se ci sono domande per Tobia, Tobia è qua. Mi raccomando, domande tranquille perché c'è Bruna che lo sta guardando da casa, anche perché stasera lo aspettava a cena e come sempre gli ha raccontato che era con il Poma. Quindi Bruna anche questa volta qua non mi vuole tanto bene. Però abbiamo la testimonianza che ero col Poma. Oggi sì, oggi sì. No, vado a difenderlo anche io in negozio, vado a difenderlo anche io. Saluto la mitica signora Bruna. Va bene, ok, torniamo tra poco da voi per i saluti, intanto se dovete reggere gli ombrelloni fate pure perché vi vedo veramente in mezzo all'acqua. Allora, torniamo tra pochissimo, andiamo a sentire Alessandro che cosa votano da casa. Sì, allora, c'è chi si lamenta, non voto tanto però non potevi non mettere in top 10 il gol di Lovric contro il Monza per l'azione, anche quella tutta in verticale, va bene ragazzi, avete ragione assolutamente, purtroppo ne ho scelti 10, però chi vota mi dice Idelma, Samardžić col Sassuolo, assolutamente numero 1, sono d'accordo con te, c'è invece chi dice io sono d'accordo con Giorgia, per me quello con la Cremonese è ancora più bello. Per il tasso di difficoltà, ci scrive Marco, quello di Beto contro Bologna ritengo che sia il più complicato perché la palla gli arriva a una velocità incredibile ed è stato bravissimo a buttarla dentro di prima, cambiando in corso idea perché si vede che forse all'inizio voleva calciare con il destro. E poi c'è anche chi dice, per la bellezza della serata, una delle più belle degli ultimi 10 anni, io voto il gol di Pereira contro la Roma. Quindi insomma, abbastanza difficile la scelta qui. Ne arriva un altro, Samardžić col Sassuolo.
anche per quest'ultimo tifoso Giancarlo. Okay. Samardzic col Sassuolo anche lui dice. Io quindi, però insomma, siamo abbastanza d'accordo, ma il mondo è bello perché è vario. Io per fare una voce fuori dal coro, una piccola menzione la darei a Success. Uno, perché in molti dei gol che abbiamo fatto vedere c'era il suo zampino. Certo. E due, perché quando ha segnato quel gol, ragazzi, abbiamo avuto tutti un senso di liberazione, finalmente arrivato. Io credo che se poi non fosse arrivato anche l'infortunio, forse avremmo visto un finale di stagione diverso, sia dell'Udinese e sia di Success con l'Udinese. Ecco. Success ha dimostrato in questi due anni di essere il vero regista della squadra, perché anche nello scorso campionato, insieme a Beto, il più delle volte, basta ricordarsi la trasferta di Roma sfondo laziale, dove un 1-2 suo ha permesso di andare in porta a Beto, è un giocatore fondamentale per l'Udinese, per il reparto offensivo. E noi abbiamo perso prima dell'Ofeu, perché noi ci chiediamo sempre che voto dare a questa stagione, ci dimentichiamo che Geri ha giocato praticamente un terzo di campionato. Io ti dico sinceramente, senza fare false illusioni, che con De Lofeo in campo 4-6 punti più li avresti avuti solo con lui. Ma forse anche con Success nel finale. Ma assolutamente forse sì. Forse 4 punti in più con Success in campo nelle ultime partite. Sarebbero già stati 8, quindi se fai i conti, senza contare poi anche il reparto difensivo, no? Fuori Masina, si è infortunato Enzo Bossé, quindi siamo stati particolarmente sfortunati, questo si può dire a livello anche di infortuni, da trauma non muscolari, quindi sono cose che non dipendono dal tipo di lavoro, di allenamento, dipendono dalla sorte. È vero, ritroveremo Success, speriamo in palla dalla prossima stagione. Non abbiamo parlato di Padelli, che invece secondo me è un grande bellissima rinnovo notizia. Perché una settimana fa dicevamo con Felipe anche in studio, è importante anche tenere quelli che sono un po' i pilastri dello spogliatoio, quelli che hanno il legame con l'ambiente, certo, il legame con un certo tipo di mentalità, e credo che la mossa di tenere Padelli qui per altri 2 anni e dargli le chiavi un po' dello spogliatoio, perché se lo merita. Perché se lo merita. Ragazzo che conosce l'ambiente, è tornato qua, ha fatto una scelta di vita. È vero. Ricordiamo che è tornato qua da campione d'Italia, quindi ha fatto una scelta di vita, è un positivo, è un leader, è carismatico. Io dico sempre che se Silvestri ha raggiunto certi traguardi è perché probabilmente alle sue spalle c'è un uomo, prima che un portiere, che lo fa lavorare con serenità, gli dà i giusti consigli, gli sta molto vicino. Difatti, onestamente, c'è il portiere titolare Silvestri, ma credo che ci sia un 12° che lavora molto perché Silvestri possa ottenere queste prestazioni, quindi sono contentissimo per Daniele. Molto, davvero, molto. Claudiano, grazie per averci tenuto compagnia, diciamo ancora qualcosa del posto in cui siete, mi dispiace per l'acqua che avete preso stasera, avreste preferito prendere l'acqua tuffandovi in piscina, ma questa estate abbiamo e non possiamo cambiarla. Senti Giorgia, serata bagnata, serata fortunata, e poi si inizia sempre così. Comunque le serate qui saranno veramente tante, partendo da giovedì, cara Giulia. Giovedì a bordo piscina, vi aspettiamo, numerosi, con la collaborazione di Ale Poma, di Tobia anche. Mister Moras, special guest. Tobia sarà il bagnino, Tobia sarà il bagnino. Esatto. Giorgia, mi raccomando, aspettiamo anche te, aspettiamo Li Marco, aspettiamo Surza, aspettiamo il direttore da Milano, insomma, vi aspettiamo numerosissimi perché qua c'è posto per tutti. E poi ci sono tante cose buone da mangiare, anche se il Poma purtroppo non gli resta che mangiare qualche fiorellino. Allora, è caduto anche salutiamo quello. Chi vogliamo salutare anche? Ma salutiamo tutti i tifosi, penso che sono stati tutti contenti per l'annata che è stata fatta, ci si aspettava forse qualcosina di più nel finale, visto un inizio travolgente da parte dell'Udinese, ma comunque penso che possiamo ripartire ma molto più fiduciosi di come abbiamo finito la stagione, questo sì. Intanto salutiamo anche Battilana che ci sta guardando a casa, ci sta mandando tantissimi messaggi, tu vuoi salutare anche qualcun altro? Saluto i tifosi dell'Udinese e soprattutto concordo con Mister Moras per quello che ha detto, che insomma le basi per fare bene nelle prossime stagioni o nella prossima stagione secondo me ci sono assolutamente, cominciando da Sottile e da tanti giocatori che rimarranno. Bene, e anche Tobia ha detto la sua, cara Giorgia. Allora, se non ci sono altre domande, noi adesso andiamo a farci un bel tuffo in piscina, ecco, e mangeremo qualcosina. Comunque voglio ringraziare anche Francesco Tecchio perché ha fatto un lavoro veramente incredibile. Anche oggi è stato veramente speciale, eh? Quindi salutiamo anche Francesco Tecchio e tutta la regia che sta lavorando per rendere TV12 ancora più bella, ancora più competitiva, ancora più grande, come la nostra magica Udinese. Quindi un saluto a tutti. Grazie. Io ti vorrei sempre in collegamento con Tobia in inquadratura doppia. Cioè, insieme siete uno spettacolo. I gemelli diversi, assolutamente. Va bene. Ogni volta che puoi, portatelo dietro in questo tour estivo, Poma, va bene? Ok, verremo sicuramente a Claudiano a trovarvi. Va allora, bene,
dimmi. Va bene, ma Tobia Costa però, Tobia Costa, perché questo lo so. A prosecco francese, quindi non so se ci conviene. Comunque okay. Cercherò di fare del mio meglio, ok? Va bene, mi fido di te Poma, grazie. Andiamo a vedere anche qualche immagine, perché oggi sono partiti gli Udinese Camp con tanto entusiasmo da parte dei bambini, con tanto lavoro sui campi, con l'apertura oggi di 3 settimane che saranno davvero intense, ma ci hanno portato anche tanta gioia, tanto rumore positivo questi ragazzi qui alla Dacia Arena. Questo è il momento dell'arrivo stamattina, poi c'è stato come sempre il lavoro quest'anno al Bruseschi, tra l'altro, quindi questi bambini vivono davvero dentro le strutture dell'Udinese Calcio, della prima squadra, le vivono intensamente per una settimana. Quindi buon Udinese Camp a tutti i bimbi che in queste 3 settimane ci terranno compagnia. Magari veniamo a trovarvi ogni tanto, già ci siamo ogni mattina con i nostri inviati, ma verremo sicuramente a trovarvi. Ok, allora, grazie Marco Tavian. Grazie a te Giorgia. Grazie Alessandro Surza dalla sala stampa. C'è un ultimissimo messaggio che ci volevi leggere? Ce n'è più di uno, perché in questi ultimi minuti si sono scatenati i tifosi, ne sono arrivati tantissimi. C'è chi dice Biol contro il Verona, c'è chi dice Samardžić con la Cremonese, Pereira con la Roma, Lovric col Napoli, anch'io sono d'accordo con te, Samardžić con il Sassuolo. Poi c'è Thomas che ci dice Deulofeu contro l'Atalanta. Insomma, davvero ne sono stati fatti di belli anche quest'anno, sto vedendo in diretta che continuano a scriverci. Uno dei più belli secondo me è quello di Biol col Verona, ci scrive Eros, quindi in tanti mi avete segnalato Biol col Verona, forse anche per la partita simbolica. E che dire, insomma, vediamo se ne arriva ancora qualcuno, se no chiudiamo con questo qua. Sempre Thomas ci scrive: vorrei cogliere anche l'occasione per dire al Poma che è un grande. Quindi Poma, intascati i complimenti di Thomas, e con questi complimenti io vi saluto e vi ringrazio, insomma, per averci seguito. Un grazie a te Giorgia, grazie a Marco, insomma grazie a tutti. Ciao dalla sala stampa. Grazie Alessandro Surza. E allora noi ci vediamo lunedì prossimo, saremo sempre qui in questo clima così estivo, in questa situazione transitoria, in attesa presto di potervi accogliere tutti nei nostri nuovi studi. Grazie ancora Marco. Grazie a te Giorgia. A voi per averci seguito, lunedì prossimo, ciao!